Cari amici, eccoci qua a parlare, tornare a parlare di Orata. Ecco la situazione di mare da Orata, l'alba, un peschereccio ahimè là davanti, pesca a lunga distanza. Vi faccio vedere una cosa curiosa, curiosa per qualcuno ma non per tutti, come ho posizionato le canne, che sono posizionate negative. Sono posizionate in questo modo, sono quindi in equilibrio perché alla minima tensione ruotano e si vede chiaramente la mangiata. Ora andremo a vedere i nostri travi, i nostri terminali, anche perché abbiamo 2 ore di pesca e poi dobbiamo abbandonare la spiaggia. Ora vediamo il trave che sto usando, che uso sempre per l'orate, un mini trave clippato, piombo 125. 0,22, 0,24, in questo caso bel innesco di arenicola grosso, e se vediamo le orate non dobbiamo lesinare con l'esca, quindi. Ed eccolo qua, un mini trave pronto a essere lanciato, in questo caso 1,40 m circa di long arm, montato su uno 0,22. Ora, il mulinello per poter ottenere questi lanci deve essere un 8000, non di meno. Caricato con quanto? Beh, l'ideale sarebbe uno 0,18, ma è un po' rischioso. Possiamo andare sullo 0,20. Io non uso l'intrecciato, lo uso raramente. Sicuramente un bello shock leader. Ma per non riempirci troppo di informazioni tecniche, ci becchiamo questa bella orata presa l'autunno scorso da Daniele Berardi, un vero e proprio maestro in questa tecnica di pesca. Ho messo l'arenicola, quindi un'esca classica, prossima esca il Bibi, e andiamo a vederci qualche tecnica di innesco sfruttando l'esperienza di Emiliano Tenerelli, di Peppino Alesi, e intanto aspettiamo che arrivi l'orata. Situazione di marea per l'orata. L'orata si pesca fondamentalmente nelle ore centrali o all'albeggio, chiaramente può arrivare tutte le ore del giorno e della notte, però fondamentalmente è un pesce che pascola di giorno. Per una questione di confidenza mia personale, sempre in salita di marea, quindi un paio d'ore prima del culmine c'è sempre il momento che a mio giudizio è migliore. Uno chiaramente si può anche sbagliare, però bene o male la regola è questa. Quindi andiamo a vedere l'ottavo di marea. In una puntata prossima dell'ABC del surfcasting parleremo sicuramente di come si leggono le tavole di marea, che è estremamente semplice, però per chi non lo sa fare è giusto dare qualche indicazione. Identicamente andiamo a vedere quelle che sono le fasi lunari, però anche la luna a mio giudizio influenza molto gli spostamenti del pesce, così come le mareggiate. Oggi probabilmente il pesce è molto distante, l'abbiamo visto alla cianciola che sta pescando veramente a distanze molto grandi, quindi è un segnale, loro lo vedono con l'eco scandaglio, anzi direi con radar più che con l'eco scandaglio, e quindi se sono così lontani loro evidentemente stanno lì. Ora vediamo un trucco per innescare il Bibi, che prevede di tenerlo dentro una vaschetta tipo quelle dell'arenicola piena d'acqua, all'interno della quale i Bibi si gonfiano, rimangono morbidi, per cui una volta infilati con l'ago non scoppieranno. L'innesco
che ne scaturirà sarà assolutamente perfetto, molto molto facile, e quindi avremo la possibilità di tenere in acqua un'esca, direi, assolutamente naturale, anche utilizzando ami importanti come questo, in questo caso, che è un misura 2. Vedete che innesco morbido, perfetto come scorre il bibi, ne scaturisce appunto un'esca assolutamente perfetta. Un'altra tecnica di innesco quando siamo in presenza di bibi veramente troppo grossi per essere innescati è quello a caramella. Qui è Emiliano Tenerelli, abbiamo tagliato il bibi, ma prima di tagliarlo abbiamo bloccato e creato un salame con il filo elastico. In questo modo abbiamo una salsiccia che praticamente andiamo a inserire sul nostro amo. Può essere utile avere un piccolo treccino per bloccarlo meglio, ma l'innesco comunque già così com'è è assolutamente efficace. E ora ci rilassiamo con una cattura in una giornata meteorologicamente perfetta, almeno per quanto riguarda i miei gusti. Mare in chiara scaduta, coperto, nessuno intorno, mare con un bel respiro, ed ecco fuori che salta un'orata di taglia discreta. Notate quanto è lungo lo shock leader, circa 2 metri sulla renicola. Questa orata viene rilasciata perché a mio giudizio non è di taglia, così come invece è di taglia questa orata che tira il buon accorso, Salvo Buon Accorso in quel di Sicilia. Un combattimento superbo, un pesce assolutamente meritevole di essere ripreso. E allora, cari amici, abbiamo brevemente trattato un po' di pesca all'orata. Chiaramente continueremo a parlare di surcasting, di spiagge, nei prossimi appuntamenti di ABC del Carfishing. Intanto grazie per il supporto, grazie per le belle parole. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, mettete la campanella per essere avvisati dei nuovi video, ho intenzione di aumentare la frequenza dei video, e datemi una mano a far crescere il canale. Comunque siamo quasi 15.000, non tantissimi, però insomma ce la stiamo mettendo tutta. Ora inizia la stagione, quella buona, quindi cercherò di aumentare il numero di filmati, di racconti, di storie da condividere con voi. Datemi indicazioni, ciao e alla prossima!